Purtroppo noi abbiamo queste barriere mentali, e non lo so se ce li portiamo dall'anno scorso di Serie A che si aspettava di prendere gol e si è rimasti sempre chiusi, senza cercare di fare il calcio nostro. E mentalità, io cerco di cambiarla, ci insisto. Bisogna giocarsela, bisogna cercare di essere sempre attivi, anche perché penso che noi a centrocampo non siamo male, avanti non siamo male e dietro abbiamo difetti. E lì il problema di nuovo di mentalità, che l'anno noi giocavamo a vincere, poi si poteva anche perdere. Ecco, questa squadra ancora non ce l'ha di giocare, di entrare in campo e dire noi. Ci dobbiamo passare di sopra, noi spesso anche su partite vinte, perché noi abbiamo perso 9 punti così, ci accontentiamo che abbiamo fatto benino e poi ci ritiriamo, è normale che se ti ritiri dai possibilità alla squadra anche mentalmente, che ci dai sensazione che ce la possono fare. La squadra invece non dava mai sensazione all'avversario che ce la possono fare. Vabbè, Cesena è una squadra che a parte classifica però hanno fatto tanti risultati utili ultimamente. È una squadra che lotta magari gioca poco, costruisce poco, però lotta su ogni pallone, fisicamente dietro il centrocampo ci sono, davanti gioca solo in questo momento e Alou è dietro l'Aribi che è sempre un giocatore difficile da prendere. Una squadra corta verso dietro che aspetta l'avversario, poi ripeto, come fisicamente sono messi bene, poi cercano di ripartire. Il problema è quando li facciamo ripartire. Vabbè, Castori per me, a parte che mi piace come persona, anche se qualche squalifica l'ha presa, perché dice quello che pensa. E le sue squadre erano sempre quelle, visto che non aveva mai una squadra da primi posti, lui imposta la squadra in modo migliore per la squadra, per la società, e penso che ha ottenuto sempre quasi massimo da quello che poteva fare.